E ci racconta del quartiere, di com'erano i rapporti fra le persone? Beh, rapporti alle persone c'era molto fame, in giro proprio, che tutto quanto. Molta povertà. E io andavo a scuola, ero uno dei migliori problemi a scuola. A leggere così non troppo, però come il problema eri migliore, guarda. E invece il quartiere com'era? Il quartiere non so che cosa Le volevo case, il suo quartiere dove dire. viveva lei? Ah, oddio, era lì a Santa Maria, il centro di Sizze, verso di là non c'era nessuna casa, niente, verso dove stanno, come si chiama, Monte Dreu, da quelle parti non c'erano case, niente. Il quartiere di Sizze, il migliore era Santa Maria, È il più popolato, più insomma. popolare, perché c'era gli autobus, Tulli, questi, capito, che andavamo là Esisteva insieme. e stavamo insieme. E com'era la scuola quando lei era bambino? La scuola io l'ho trovato bene, era Mercurio il maestro. E ci racconta qualcosa del suo primo giorno di scuola? E per i primi giorni di scuola io non ti posso raccontare troppe cose perché io andavo a scuola il primo anno, non ho passato perché mia madre, tempo di carciofi, da Sezze mi portò a Pondo Faraone. Poi quando sono ritornato a Sezze, stavamo molto indietro da Ponte Faraone a Sezze. A Sezze eravamo imparati a conoscere il numero 2, a Ponte Faraone niente, proprio non Quindi ha dato anche una mano ai suoi genitori, insomma, nelle Il campagne. secondo anno poi non mi ci hanno portato più, perché se non passavo. Quali giochi si facevano? Quali? Giochi. I giochi al Lippa Zaccona a correre alla rete. Proprio il classico gioco che Il più facevano. bello. E a giocare a palline. I palline, quelli Le biglie. rotti. Si giocava a palline. Ma maggiormente poi facevamo a cicalacci pur. Ci parla della sua famiglia? No. Che ti parlo della mia famiglia? Io vengo dai Castaldi, mia madre era Rosella. Ma, se no,